una bellissima serata. Cirié ancora questa sera, una sera d'estate piena di vino, pieno di jazz, pieno di musica, piena di gente in giro che ha ancora voglia di divertirsi in questa estate a Cirié 2019, che è veramente stata ricca di iniziative e che si conclude con questa serata in modo particolare, proprio veramente per il divertimento di tutti. Ci sono questa sera tante famiglie in giro, tanti giovani, tante persone che hanno scelto di vivere questa serata a Cirié, e noi siamo lieti che veramente questa serata abbia potuto essere ancora una volta una estate a Cirié veramente grande e di successo. Anche questa sera una notte di festa, di musica, di vini, impregnata sempre sui saldi. Sì, come l'impostazione delle nostre manifestazioni, anche questa sera cerchiamo di portare delle novità, delle manifestazioni che facciano conoscere la nostra città e il centro storico, quello che è anche il nostro centro commerciale naturale, portando anche traino alla stagione dei saldi estivi, iniziate la settimana scorsa con la Notte Bianca e che prosegue questa settimana con vino Gesa Chiaro di Luna organizzata dall'ASCOM di Cirié. Quindi i saldi stanno procedendo bene e speriamo che questo aiuti i nostri commercianti e la nostra economia a avere un buon risultato in questa stagione. La notte del jazz, Cirié, ci troviamo con Stefano Faletti, presidente dell'ASCOM, un successo ampiamente meritato. La ringrazio, siamo alla terza edizione della manifestazione e ringraziamo sempre le cantine del consorzio Langhe-Roero e quest'anno anche le cantine della Valle d'Aosta e soprattutto questi magnifici musicisti che si esibiscono nella nostra bella città. Ormai siamo alla terza edizione abbastanza collaudata, vedo che la gente l'apprezza, un clima rilassato in una bellissima città, un bellissimo contesto, assaporando dei vini eccellenza piemontese, quest'anno della Valle d'Aosta, insieme ai prodotti tipici delle nostre valli. Ringrazio l'amministrazione per insomma, il supporto e l'aiuto e comunque tutti i cittadini e i visitatori di questa bella manifestazione. Massa Moretti e Montana.